La domanda nel titolo di questo video è molto semplice. Dove sono i processori a 128 bit? È una domanda legittima. Il primo processore commerciale a 64 bit che è stato rilasciato e venduto da Intel risale al 2001 con l'Itanium 64. Ma di quello ne riparliamo tra un po'. Quindi sono passati 23 anni e ancora non si trovano in commercio processori a 128 bit. Se ci riflettete un attimino, è pazzesco. Il numero dei bit è stato un cavallo di battaglia per molti produttori di processori e non solo. Questo che vedete qua a schermo è un Sega Mega Drive. Cosa c'è scritto qua bello in grande? Per non parlare poi di quando arrivò il Nintendo 64. Vi devo spiegare io cosa sta a significare quel 64 nel nome. Ma le persone all'epoca, ma penso anche oggi, non hanno idea di cosa significa quel numeretto. Sapevano solo che rendeva la console di gioco più potente. D'altronde, se una console ha 32 bit, come la PlayStation, ed esce una Nintendo 64, no, questa è sicuramente più potente. Qualunque cosa quel termine, insomma, potesse significare per il giocatore medio dell'epoca. Ovviamente, non sto qua dicendo che i processori a 64 bit non siano più performanti rispetto a quelli a 32 bit, perché sarebbe una sciocchezza. Il discorso è un altro. Appunto perché lo sono. Perché da più di 20 anni ci siamo arenati con processori a 64 bit e il mercato non si è evoluto a vendere, insomma, quello che viene dopo, i processori a 128 bit o addirittura 256 bit o qualunque altra potenza del 2 che voi vogliate utilizzare. Dunque, il fatto è che il cambio di un'architettura è una cosa assai complessa. Ci vogliono anni di ricerca e sviluppo e magari, quando poi è finito, devi cambiare tutti i programmi che ci stanno là. Infatti oggi andiamo ad esplorare insieme la tana del bianconiglio. Iniziamo con la definizione di un processore a 64 bit. Quando i produttori si riferiscono a un processore come 64 bit, intendono identificare principalmente la dimensione dei dati che può elaborare e gli indirizzi di memoria che può gestire. Questo significa che tutto quello che avviene all'interno e anche all'esterno del processore a 64 bit. La dimensione dei registri, la dimensione del bus, il modo con cui si parla alle periferiche e anche i programmi che li usano girano in un regime di 64 bit, quindi 8 byte. Vi faccio un esempio semplicissimo. Se facciamo un programmino in C su un processore a 64 bit, la dimensione dei puntatori saranno a 64 bit. Se compiliamo lo stesso programma per un'architettura a 32 bit, lo stesso identico puntatore diventa di 32 bit. Questo significa che con un processore a 64 bit può indirizzare più memoria. Banalmente, con 32 bit puoi avere al più 4 giga di RAM. Con un 64 bit puoi avere, seppur teoricamente, 16 milioni di terabyte di memoria RAM. Ovviamente questo è un limite teorico che ai giorni nostri ci sembra pura fantascienza. Il cambiamento sostanziale nel cambiare l'architettura da 32 a 64 bit non è solo su quanta memoria un processore può indirizzare, perché queste le balle che si leggono online, no? Ma anche sullo scambio dei dati. Il processore può muovere 8 byte per volta all'interno del bus. Quindi, a parità di velocità del clock di sistema, la velocità di trasferimento è duplicata. Quindi sì, la potenza si vede in un aumento di prestazione data una maggiore capacità di trasferimento dei dati perché c'è un canale più grande, banalmente. Pensate come se fosse il processore un condotto idrico. Un conto è avere un tubo da 32 mm è un conto avere un tubo da 64 mm. Certamente in quella 64 mm passerà più acqua anche se a parità di pressione. In questa analogia la pressione dell'acqua corrisponderebbe alla velocità del clock di sistema di un nostro computer. Però la questione è molto più complicata di quello che è. Per far funzionare il nostro impianto idrico alla perfezione,
con le alte prestazioni che noi ci aspettiamo, tutti i tubi dovrebbero essere di 64 mm, ma se a monte, proprio a monte, abbiamo una strazzatura di 32 mm, tutto va in vacca. E nella nostra analogia, questa strozzatura è data dal sistema operativo e dai programmi. Infatti i programmi devono essere tutti modificati e ricompilati per sfruttare tutto quello che ha 64 bit, gli indirizzi, i registri, tutto. E quindi tutto deve essere rifatto, anche i sistemi operativi. E questo non viene fatto dall'oggi a domani. Per questo motivo i processori a 64 bit erano retrocompatibili per i programmi a 32 bit, così che i sistemi operativi e i programmi che le persone utilizzavano potevano essere modificati col tempo e, se necessario, ricompilati e rilasciati per supportare questa nuova architettura a 64 bit. E mentre questo accade, possiamo continuare a utilizzare programmi a 32 bit anche su processori a 64 bit. Ovviamente è un po' come togliere due candele dal motore di una Ferrari, ma è il meglio che, secondo me, si possa fare in un periodo di transizione. E che io ricordo che questo periodo di transizione tra 32 e 64 bit durò anni, ma ce l'abbiamo fatta. E qua colgo l'occasione per ricollegarmi al primo processore Intel a 64 bit, ovvero l'Itanium, che fu rilasciato nel 2001. Il motivo per cui questo processore non ebbe poi tutto il successo che Intel si aspettava era che non era retrocompatibile appieno con l'architettura x86. Si potevano eseguire i programmi x86 a 32 bit, ma con una sorta di forma di emulazione hardware. Ma così facendo, i programmi a 32 bit eseguiti in questa maniera erano più lenti che gli stessi che venivano eseguiti in processori nativi a 32 bit. E poiché i processori Itanium erano destinati per i server e non per le persone, diciamo, comuni mortali come noi, che giocavamo a Tomb Raider con le zizze piramidali, il problema delle prestazioni era molto importante, perché gli amministratori di sistema non sono sprovveduti, si accorgono che qualcosa non va. Ed è per questo motivo che AMD fece la sua architettura chiamata AMD64. Ricordiamoci che AMD è un'azienda per i fatti suoi che produce CPU con architettura Intel. La microarchitettura è diversa, e se non sapete cosa sia una microarchitettura, non vi preoccupate, vi recuperate questi due video qua, saranno un bel po', sono questi due, dove ve lo spiego nel contesto di due note vulnerabilità dei processori. Quindi AMD quello che fece, prese l'architettura 32 bit di Intel che loro conoscevano benissimo e lo hanno estesa a 64 bit. La chiamarono AMD64 ed era perfettamente retrocompatibile con l'architettura x86. AMD rilasciò i suoi processori Opteron nel 2003 e mise in ombra in pochissimo tempo i processori Itanium di Intel. Perché AMD fece la sua architettura 64 bit con Blackjack e Squillo di Lussa, basata tra l'altro su un'architettura precedente, quella di Intel? Non poteva farla Intel direttamente? Beh, in questa storia fu Intel quella che fece la sua architettura a 64 bit con Blackjack e Squillo di Lusso in collaborazione con HP. AMD non venne coinvolta, cioè non se la cagarono. La mossa di AMD fu quella vincente, tant'è che poi anche Intel iniziò a implementarla. Infatti gli Itanium sono stati definitivamente dismessi nel 2021 e anche il kernel di Linux sta dicendo ciao, perché ha rimosso dalla versione 6.7 del kernel di Linux qualunque supporto a Itanium. E quindi, dopo detto tutto ciò, dove stanno i processori a 128 bit? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video a 128 bit. Io sono Valerio e oggi parliamo di dove diavolo sono i processori a 128 bit. Ma prima di rispondere a questa domanda, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e inoltre, se volete, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate qua in basso in descrizione. E quindi proseguiamo. Processori a 128 bit se ne sono fatti. Più o meno, o meglio, processori che riescono a supportare qualche operazione a 128 bit ce ne sono stati. Per esempio,
il buon vecchio DECVAX supportava operazioni con interi e anche float poi a 128 bit. Essendo un processore a 32 bit, gli servivano 4 registri consecutivi per farlo. Ma quindi, perché non ci sono questi benedetti processori a 128 bit sul mercato? Progettare un'architettura è molto complesso, che possa supportare, diciamo, questa capacità di calcolo a 128 bit. Sebbene siano stati fatti alcuni tentativi per fare processori a 128 bit, sono rimasti principalmente nell'ambito, diciamo, sperimentale o nell'ambito della ricerca. I benefici rispetto ai costi e alle prestazioni che questi processori potrebbero generare sono abbastanza significativi, cioè nel senso, io devo investire tantissimo per poi avere un guadagno che magari non è quello che mi aspetterei, cioè non rivoluzionerei il mondo dell'informatica. Inoltre, i processori a 64 bit attuali già offrono prestazioni della Madonna, almeno per la maggior parte delle applicazioni, quindi non c'è quella forte spinta verso una transizione a 128 bit. Inoltre, servirebbe uno sforzo enorme di rinnovamento sia nell'ambito hardware che nell'ambito software, il che richiederebbe tempo e risorse considerevoli a tutti. Vi ricordo l'analogia dei tubi. Tutto deve diventare a 128 bit. Processori, bus, quindi le schede madre, programmi, periferiche, tutto. Non so se un domani spunteranno processori mainstream a 128 bit, ma per il momento ce li possiamo solamente sognare. Perché gli investimenti di denaro necessari per svilupparli e tutto quello che poi ne consegue sono troppo alti e causerebbe un cambiamento a tutta l'industria che sviluppa hardware, ma anche quella software, perché tutto deve essere cambiato. Quindi, per concludere, non è una cosa facile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, che io vi leggo sempre. Vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo qui con me anche oggi, che noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!